Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale o benvenuti a tutti i nuovi iscritti o a semplicemente chi si trova a passare per questo video. Oggi un nuovo video unboxing di un'altra SH Figuarts, marchio Bandai Tamashii Nations, e un'altra SH Figuarts dedicata a Dragon Ball. Sto parlando infatti di questo ragazzone, ovvero Goku Super Saiyan 4 dalla serie di Dragon Ball GT. È una figure un po' datata, all'incirca un paio d'annetti fa ragazzi, però l'ho recuperata solo adesso grazie, come sempre, a ilcolossodeinerd.com, link qui sotto in descrizione. Quindi ragazzi, facciamo l'unboxing e vediamolo insieme. Come al solito ragazzi, spendo giusto due parole sulla confezione. Solita confezione Tamashii Nations SH Figuarts, nome di Son Goku Super Saiyan 4, qui sulla sinistra con il logo di SH Figuarts, marchio di qualità di Tamashii Nations, sempre qui sotto il nome. Così come altri marchi di Toei Animations, Dragon Ball GT, Tamashii Nations e Bandai, qui nella parte inferiore destra, mentre la maggior parte della scatola ovviamente è costituita dalle rappresentazioni del Goku Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT, qui mentre sferra la sua Kamehameha, bellissima immagine, e sui rimanenti tre quarti della scatola il blister trasparente da cui già possiamo vedere Goku con qualche accessorio. Questa rappresentazione continua anche sul lato, dove vediamo qualche immagine della figure che andremo a vedere fra poco, così come nella parte posteriore della scatola, dove vediamo appunto Goku mentre si prepara a lanciare la Kamehameha di colore rosa per il Super Saiyan 4, rosa rossa diciamo, e qui lo vediamo in alcune pose. Poi soliti warnings e credits. Adesso ragazzi andiamo ad effettuare come sempre l'unboxing, qui laterale, con fedele taglierino e righello per non rompere la scatola. Eccola qui, e oppla, ho detto non rompere la scatola e poi l'ho rovinata, vabbè, non fa niente. Andiamo ad estrarre il blister ed ecco qui, guardate quanta bella roba c'è all'interno di questo blister. Intanto vediamo Goku, molto carino, poi ho un appunto da fare ma lo facciamo dopo. Un sacco di mani intercambiabili, qualche viso intercambiabile, la coda immancabile e l'effetto Kamehameha con quelli che sembrano essere i raggi proprio dell'onda energetica. Quindi ragazzi andiamo ad estrarre tutto questo ben di Dio dalla scatola e poi esaminiamo gli accessori. Ecco fatto, gli accessori sono tutti fuori dalla scatola e comincerei con l'analizzare l'effetto Kamehameha o effetto onda energetica. Di una plastica, una sfera di plastica semitraslucida di colore rosa molto forte, molto intenso, che è costellata da questi fori, questi alloggiamenti, all'interno dei quali può essere applicato uno dei raggi. Come vedete anche questi hanno un taglio particolare che permette appunto di essere inserito all'interno della sfera, così da andare a ricreare quel celebre effetto Kamehameha di quando Goku sta preparando l'onda energetica e tutti i raggi vengono fuori dalla sfera, bellissimo. Poi ovviamente c'è anche il foro che è un po' più tondeggiante diciamo, al quale può essere applicato il peg delle due mani in dotazione, con appunto che sono destinate proprio a questa cosa. Quindi c'è sia una mano destra che una mano sinistra che possono essere messe sulla sfera. Poi andiamo avanti, quindi ci sono diversi raggi anche di varie lunghezze, come ad esempio questo un po' più corto, questo un po' più lungo e anche più spesso, e come vedete hanno anche delle punte differenti proprio per dare un maggiore realismo al raggio. E per quanto riguarda la colorazione è di questo rosa, che va da un rosso più intenso qui nella parte che va appunto che va a partire dalla sfera, come è giusto che sia, e poi va via via a tendere verso il bianco, verso il trasparente, man mano che si allontana, che quindi la luce viene meno. Per quanto riguarda la coda invece, abbiamo una coda classicissima, è morbida, ma comunque ritorna sempre in posizione, quindi non è malleabile, non può essere modificata nella forma. Si attacca a Goku tramite questo peg, quindi c'è soltanto un foro qui
nella bassa schiena, diciamo, di Goku e può essere attaccata tramite questo peg, molto semplicemente. Un po' duretto, però è meglio che sia così piuttosto che troppo morbido. E quindi poi può essere appunto girata, può essere leggermente alzata, leggermente abbassata, insomma, dare la forma che vogliamo. Questo, niente di particolare, con la texture ovviamente del pelo della coda che poi ritroviamo anche addosso a Goku, nulla di particolare, accessorio che fa parte del corpo appunto di Goku, quindi non lo considererei nemmeno un accessorio. Poi ci sono vari tipi di mani, varie coppie, e abbiamo sia questo con le due dita, indice e medio, sia con i palmi leggermente chiusi nel lancio della Kamehameha. Queste invece sono mani per l'utilizzo delle arti marziali, con tre dita più chiuse, mani con il palmo semispalancato. Insomma, abbiamo di tutto e di più per quanto riguarda le mani per dare al nostro Goku la possibilità di assumere qualsiasi posa possibile. Per quanto riguarda lo sculpt delle mani, è abbastanza buono. Qui si intravede una parte del pelo che deriva dall'avambraccio e dal polso. Le unghie sono scolpite. Quindi molto bene, nonostante sia una figura ormai abbastanza datata, così come l'interno che comunque ha diversi dettagli, ovviamente un po' piatta la verniciatura, senza sfumature né altro, però comunque ragazzi stiamo parlando pur sempre di un personaggio animato. Nulla di particolare, cosa che invece ritroviamo nei volti. I volti che sono davvero pazzeschi, secondo me sono stato fatto un ottimo lavoro almeno per questi tre intercambiabili. Poi andremo a vedere anche quello montato su Goku. Qui abbiamo diversi tipi di espressione, il painting è quasi perfetto, soltanto in questo non mi convince l'occhio destro di Goku, sembra un pochino storto, oppure un effetto ottico mio. Per quanto riguarda il resto invece sono tutti di pregiata fattura, insomma, molto buoni sia per quanto riguarda il painting che per l'espressività. Tamashii Nations e Bandai non riesce sempre benissimo nei volti dei Saiyan, a dir la verità, non mi piacciono tantissimo, questa però è una mia opinione personale, però con questo Super Saiyan 4 devo dire che ha fatto un buon lavoro, dai, non è malissimo. Invece, quello che non mi convince è proprio il volto montato su Goku perché non lo so, secondo me ha qualcosa che non va, non so dirvi che cosa, ma visto dal vivo ha un'espressione che non mi ricorda tantissimo il Goku Super Saiyan 4 che conosco. Per quanto riguarda come cambiare il volto, molto semplice, si va a rimuovere la parte frontale dei capelli, che è questa qui che viene attaccata tramite questi due peg, e poi si sfila il volto che ha due peg e un foro, e quindi si vanno a far coincidere peg della faccia e fuori dei capelli e foro dei capelli e peg della faccia, molto semplicemente. Quindi in questo modo, vi faccio un esempio, si va a cambiare il volto in questo modo e poi si vanno a rimettere i capelli. E così avremo cambiato il volto al nostro Goku. Detto questo, ragazzi, non ci resta che vedere proprio Goku, la figure in sé. Ed eccolo qui l'amatissimo Super Saiyan 4 Goku da Dragon Ball GT. Oltre ad essere molto amato, è anche gigantesco, è enorme dal punto di vista muscolare e questa figure va ad esaltare ogni parte dei suoi muscoli, a partire dal petto, a queste spalle, a palla di cannone, bicipiti, tricipiti, avambracci, schiena. È davvero enorme questo Goku ed è giusto che sia così, perché così era nell'anime. L'unica pecca, che puoi definirla pecca, forse anche troppo, è la colorazione che probabilmente a voi che state guardando il video non arriva, ma visto dal vivo la colorazione è un po' troppo rosa, tendente al fluorescente, quindi un colore forse un po' troppo vivo. Se si fossero tenuti magari un grado più scuri nella colorazione sarebbe stato davvero perfetto. Così come la differenza di colorazione tra questo pezzo di plastica dei pettorali con una parte d'addome che differisce dal collo e dal volto. Volto che, ragazzi, probabilmente mi devo ricredere rispetto a quanto detto prima, perché più lo guardo, più in realtà mi piace. Quindi, comunque, il lavoro fatto da Bandai Tamashii Nations in questo caso è davvero buono. Se non per questo solito gap che c'è fra la frangia e il volto, che nonostante il volto sia montato bene, comunque rimane un leggero
una leggera riga visibile, però ragazzi, stiamo parlando veramente di piccoli dettagli, di piccolezze. Quello che colpisce della figure, per quanto riguarda la parte della testa, sono senza dubbio i capelli, che sono realizzati molto bene, scolpiti con questa plastica morbida che è appuntita ovviamente sulla punta dei ciuffi e soprattutto i capelli sono articolati in alcuni punti, come ad esempio questi che gli cadono sul petto, si possono muovere e anche alcune parti qui dietro per favorire appunto la dinamicità nelle pose. Quindi anche questa cosa è davvero molto buona. Molto belli i capelli e poi andando verso il basso la cintura che è un pezzo mobile che sinceramente avrei reso un po' meno mobile, l'avrei assicurata un po' di più, l'avrei stretta un pochino perché qui è davvero un po' troppo mobile, scusate. Poi, altro dettaglio importante sono i pantaloni, secondo me realizzati davvero bene, con qualche sfumatura che non so se voi riuscirete a cogliere dal video. C'è qualche sfumatura di arancione, soprattutto in questa zona, in questa piega dei pantaloni della gamba sinistra e in questa della gamba destra. Quindi sono stati molto attenti ai piccoli dettagli e questa cosa mi fa molto piacere. Poi la coda l'abbiamo già vista in precedenza, quindi non mi soffermerò troppo a parlarne. E per la parte bassa invece le solite scarpe di Goku, con questa sorta di fasciature finali blu che continuano sul calzetto, se così vogliamo chiamarlo, che sarebbe il peg che collega appunto la parte della caviglia con la scarpa. Probabilmente l'avrei preferita di un colore un po' più scuro, perché così è un po' troppo evidente lo stacco, ma ragazzi, vi dicevo, si parla sempre di piccolezze. Adesso andiamo a vedere un attimo le articolazioni, partendo ovviamente come sempre dalla testa, può essere piegata in basso fino a qui, se andiamo a spostare i capelli guadagniamo un paio di millimetri. Questa cosa qui non mi piace tantissimo, ragazzi, anche se so che fa parte di Sage Figures, ma tutti questi gap e questo collo, guardate, è anche abbastanza storto, diciamo, non mi fa impazzire. Poi può andare verso l'alto invece, sempre con il limite dei capelli, probabilmente spostandoli un pochino si guadagna un millimetro, ma nulla di particolare. Testa che può essere piegata ovviamente su tutti i lati e ruotata fino a che i capelli ce lo consentono. Poi questa spalla enorme ha una butterfly joint, può essere anche estratta un pochino, rimessa dentro, sollevata, abbassata, insomma ci si può giocare come si vuole e permette al braccio di andare verso l'alto superando la linea orizzontale, anche di girare praticamente a 360 gradi, quindi in avanti e indietro, e doppia articolazione al gomito che permette di superare i 90 gradi. Solita articolazione del polso con peg, ovviamente, con la mano che può essere sostituita. Poi articolazione del busto, può piegare il nostro Goku in avanti fino a qui e indietro. Per fortuna non c'è molto gap qui sull'addome, quindi ottimo lavoro. E per quanto riguarda le gambe, possono essere aperte praticamente fino a fare una spaccata quasi intorno ai 160 gradi e possono andare in avanti superando la linea orizzontale, ma non molto indietro perché bloccati dalla questo pezzo di plastica del sedere di Goku. Poi, doppia articolazione al ginocchio, che mi piace tantissimo, in questo stile che va a camuffarsi con i pantaloni, diciamo. E poi, ovviamente, anche la caviglia, che è libera di muoversi in tutte le direzioni, sopra, sotto e lateralmente, così come la punta del piede. Quindi, massima posabilità, come sempre, per questa figure. E quindi ragazzi, mi ritengo molto soddisfatto nel globale. Qualche piccola cosa, qualche piccolo dettaglio sarebbe potuto essere migliorato leggermente, però parliamo pur sempre di una figure ormai di un paio d'anni fa, se non anche qualcosina in più. Quindi aspettiamo una riedizione che spero vada a correggere queste cose. Adesso ragazzi, è il momento di vedere questo ragazzone in posa.
conclusione, ragazzi, Super Saiyan 4 Goku è uno dei personaggi più rappresentativi e più belli, secondo me, dell'intero universo di Dragon Ball. Fa parte di Dragon Ball GT, con il quale io personalmente sono cresciuto, quindi provo una particolare emozione nel vedere questo Super Saiyan 4. E Bandai Tamashii Nations, secondo me, riesce appieno a trasporre quelle emozioni in scala 1 a 12. Ci sono diversi difetti, quelli che ormai sono diventati iconici di SH Figuarts, come le articolazioni e quant'altro, qualche forse piccolo problemino nella fase di painting, ma nulla di particolarmente evidente. Vederlo in determinate pose mi ha fatto quasi emozionare, mi ha fatto venire in mente tanti ricordi del Dragon Ball GT che fu, purtroppo. E quindi io sono veramente molto soddisfatto di questa figura. Ci saranno delle ristampe, ovviamente. In queste ristampe mi auguro che vadano a migliorare quelle piccolezze che qui sono delle piccole mancanze, insomma. E credo proprio che continuerò con la collezione di Dragon Ball GT, perché comunque, come vi dicevo, mi è rimasta particolarmente nel cuore. Vi ricordo che questa figura è stata acquistata su ilcolossodeinerd.com, di cui trovate qui sotto il link in descrizione, e vi ricordo che se lo contattate e dite che siete degli iscritti al mio canale, riceverete ben 500 punti sul vostro account, che equivalgono a 10 euro di sconto. Detto questo, ragazzi, vi invito come sempre a farmi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e mettete mi piace al video. Ci vediamo come sempre con SH Figuarts o Toys e tanta altra bella roba qui sul canale. Ciao raga, a presto!